numero 12 Elisa Policari, giocatrice interessante, classe 97, nel giro della nazionale under 20. Intanto altro canestro, stavolta su azione Preschienite. Dunque Ballardini per ora continua ad osservare la sua squadra chiamata a fronteggiare questa zona del CUS. Il pallone che circola ora sul perimetro, tripla difficile ma realizzata qui da Policari per il CUS. Policari che ha dimostrato di poter far male da quella posizione, in questo caso va centralmente, poi Franceschelli che mette il pallone per terra, cerca la penetrazione da sinistra, molto brava qui Franceschelli. 5.48 per chiudere il primo tempo, qui a Saduchessa, palla dentro, ottima di Preschienite, poi Morsiani fuori, gran circolazione qui per Faenza, la ricerca del tiro ad alta percentuale, grande attacco, poi fuori per Morsiani, sale per ricevere Schienbacher, tornata tra i protagonisti sul parquet, gioca due con Morsiani che rolla dentro all'accoppiamento che voleva con Saias, Saias va ad aiutare, si perde completamente Morsiani che però sbaglia un al fondo per Schienbacher. Riceve Franceschelli, gioca due con Morsiani, rolla dentro ancora la numero 6, stavolta il cambio difensivo è decisamente meno favorevole con Caldaro che con le sue braccia riesce a sporcare, non trova soluzioni, Ridolfi uno contro uno con Preschienite, la può battere ma deraglia totalmente Ridolfi in questo caso. Ballardini 2-20, Ballardini spara il pallone dentro per Morsiani. Buon attacco di Caldaro, Policari aveva protetto il pallone bene in precedenza, la giocatrice avversaria qui sospetta infrazione di passi per Policari che riesce comunque a depositare questo comodo lei. Comunque a questo punto del match la squadra di Cristina Bassi, intanto Soglia chiede il pallone, dimenticata qui Policari, Cus che si becca anche questo canestro, Bacher, quindi Preschienite, ancora il pallone fuori in direzione della numero 4, Meschi prova a battere dal palleggio Gaetani, poi trova lo spazio molto bene per il tiro da tre punti allo scadere dei 24, Franceschelli infuriato per una decisione arbitrale, questi anni via due femminile, infatti viene richiamato dall'altro arbitro, la maggior calma qui persa totalmente, gravissimo errore su Schienbacher. A sottolineare peraltro anche la prestazione della giovanissima Lavinia Gaetani che si sta guadagnando questi minuti importanti nel corso dell'ultimo periodo. Intanto a proposito sì, va poi lascia per Preschienite, ancora la partenza di Schienbacher, taglio a tutta velocità di Ballardini che cercava di far notare un contatto con Gaetani, distratta qui Ridolfi, arriva il canestro di Morsiani.